Questo è un appuntamento finale che vede tra l'altro tutti i nostri partner, stakeholder del territorio qui presenti, partecipi, per appunto condividere i risultati raggiunti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con le ville di More e castelli storici della provincia di Treviso di Belluno, un progetto che vede Ca' Foscari partner con delle attività di ricerca e di studio, che ci ha dato come risultato le enormi possibilità di ulteriore sviluppo fra il tema del turismo, cultura e dell'ospitalità, che sicuramente potrà proseguire nei prossimi anni. La partnership pubblico-privato è sicuramente uno degli obiettivi che abbiamo raggiunto. Abbiamo creato una rete territoriale di modo che le iniziative, la programmazione delle varie eventi siano organizzati, coorganizzati, ma anche l'offerta rispetto al pubblico sia integrata. Quindi sicuramente amministrazioni comunali, l'Associazione Valdobbiadene, Conegliano, Prosecco, UNESCO e tutti gli altri stakeholder sono nostri partner e stiamo costruendo insieme le prossime progettualità. Si proseguirà senz'altro con dei tavoli di lavoro che si riuniranno a settembre con tutti questi attori e butteremo giù le prossime iniziative che sicuramente sono già in fase di elaborazione ed è soprattutto un progetto aperto ad altre partnership, altre collaborazioni, per cui altri attori potranno inserirsi e integrarsi. Penso che sia una soddisfazione quello che abbiamo visto questa sera, in questo pomeriggio. La presenza di diversi imprenditori vuol dire che siamo sulla strada giusta, stiamo percorrendo una strada che socialmente diventa anche piacevole, perché la convivenza, la convivialità con tutti questi personaggi, tutti questi imprenditori che danno vita sociale anche al mondo trevigiano, ci dà sempre di più carica, sempre più soddisfazione per continuare a replicare quello che stiamo facendo. Insomma, ogni anno cresciamo sempre, è una bella cosa perché vuol dire che credono nell'associazione, credono in Confapi. Orgogliosamente rappresentiamo questa cosa, ci sarà anche un evento teatrale che dimostra che la cultura è, diciamo, insita in tutte le ville castelli di More, quindi fa parte di un veicolo di conduzione, di attrazione turistica e deve diventare, queste ville castelli di More, una delle destinazioni turistiche del territorio veneto in maniera completa e quindi un attrattore per un turismo internazionale che, non dimentichiamo, è arrivato a 1,5 miliardi di persone che ogni anno cercano dove andare, quindi ci siamo. Pensiamo ai castelli della Loira, che muovono milioni di turisti in un territorio che è un po' simile al Veneto. Noi abbiamo le ville, i castelli, le dimore storiche, che pullulano nel Veneto, dei quali 41 sono nella nostra associazione, in questa rete che vuole promuovere quello che è una destinazione di alto livello, di un turismo spendente, che è un turista che cerca non solo di passare per Venezia, che magari c'è stato più di una volta, per il Garda, le Dolomiti, e nessuno vuole togliere nulla a questi territori stupendi che abbiamo nel nostro territorio, le spiagge venete, eccetera. Ma c'è una cosa importante: mettere in rete queste ville, castelli e dimore, ed è quello che stiamo facendo con questi progetti finanziati in buona parte dalla Regione Veneto con fondi anche europei, e stiamo proponendo una serie proprio di percorsi dove c'è chi offre il vino, perché non dimentichiamoci che molte delle ville venete nascono dalla cultura della vite, eccetera, ma logicamente proponiamo anche dei scenari incredibili dove fare i convegni, dove fare i matrimoni, soprattutto dove fare anche dei centri benessere eccezionali come il caso nostro, ma non voglio esagerare. E quindi mangiare, bere, riposarsi, rilassarsi, oppure elevarsi un po', diciamo, da una temperatura molto elevata che è nella pianura a una temperatura più abbordabile che è nelle colline dove risiedono queste ville, castelli e dimore. Noi ringraziamo soprattutto i nostri soci, in questo caso Confapi App Industria, che ha lanciato questo progetto anche grazie al cofinanziamento e grazie alla Regione Veneto, che è un progetto per noi molto importante perché ci consente di mettere in rete anche quelle che sono delle realtà non pubbliche ma private, che riescono quindi a far vedere la bellezza che c'è sul nostro territorio a 360 gradi. Ci fa piacere poi essere qui a Castelbrando proprio perché è uno di quegli edifici che, gestiti da privati e di proprietà di privato, poi fanno un'accoglienza e raccontano il territorio.
È un territorio che ha molto da offrire, noi siamo molto contenti dei dati dei primi mesi dell'anno che ci dicono che in questo caso le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono la destinazione turistica che è cresciuta di più anche nei primi 4 mesi dell'anno e soprattutto che sta vivendo una grande destagionalizzazione con addirittura il mese di marzo dove abbiamo avuto un più 40% di presenze rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo significa che veramente si sta facendo un lavoro importantissimo e sinergico proprio grazie alla presenza di così tanti attori che ci danno una mano in questa attività a partire proprio anche da associazioni come Confapi e non solo.